Una natura prevalentemente cronica, multiorgano, con diagnosi non sempre tempestive. Sono caratteristiche comuni delle malattie rare e infrequenti, che contano meno di un caso ogni 2000 persone, ma hanno un forte impatto anche a livello psicologico. Se ne è parlato nel corso dell'evento Le sfide invisibili delle malattie rare e infrequenti, conoscere, comprendere e gestire gli impatti sulla salute mentale, organizzato da The European House Ambrosetti, con il contributo di Amgen in vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale. È una giornata importante perché apre la strada a un dialogo tra comunità scientifica, istituzioni e associazioni dei malati, che è preludio, mi auguro, per la progettazione di percorsi di cura strutturati, per l'emissione di veri e propri percorsi diagnostici assistenziali, sia a livello nazionale che a livello delle singole regioni, che debbano includere non solo dei percorsi multidisciplinari integrati, ma anche ovviamente altri servizi di supporto come la possibilità di disporre di una consulenza psicologica strutturata. Spesso si tratta di malattie che colpiscono prevalentemente donne, come per la neuromielite ottica o la malattia oculare tiroidea. Per questo si sottolinea l'importanza di un approccio di genere e, nonostante abbiano una bassa incidenza, di fatto coinvolgono oltre 2 milioni di persone, ovvero i pazienti con i loro familiari e caregiver. Anche per questo si parla di impatto psicologico importante. Fino al 50% dei pazienti può sviluppare ansia o depressione e il 75% dei caregiver risente di sintomi di affaticamento mentale e stress emotivo. Avere dei pazienti e dei caregiver con una buona salute mentale, con uno stato di benessere mentale, favorisce anche una migliore gestione della patologia. In che modo? Almeno tre modi. Da un lato, aumentando l'aderenza alle terapie, quindi avere dei pazienti più motivati, renderli maggiormente resilienti rispetto alla sintomatologia e anche agli effetti in termini di salute mentale. Terzo punto, migliorare la comunicazione e anche quello che è diciamo, lo stato immunitario dei pazienti. Sappiamo che lo stress e l'ansia indeboliscono le nostre difese. Avere invece dei pazienti che stanno bene anche mentalmente, che sono supportati, ovviamente è necessario investire da questo punto di vista, permetterebbe anche un percorso e possibilmente una guarigione migliore e più rapida. All'incontro hanno partecipato clinici, personalità delle istituzioni e associazioni dei pazienti. È stato modo anche per focalizzarsi su quelle che sono le esigenze fondamentali, che sono la diagnosi precoce, l'organizzazione di reti multidisciplinari, di reti a livello nazionale, e devo dire che anche la presenza delle politiche che sono poi intervenute ha dato idea di questa consapevolezza di questo problema e sicuramente mi pare che ci sia anche propositi in questo senso di lavorare.